un nuovo test drive con la Mazda 2. Abbiamo deciso di puntare il navigatore verso Mantova. Profumo di vetturette al Gran Premio Nuvolari. La gara più tecnica d'Italia. Vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari, lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo. Oltre 300 equipaggi provenienti da Europa, Asia e Australia. Il Gran Premio rappresenta un'occasione unica per poter ammirare da vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia dell'automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti del mondo. Il mito del grande Nivola è sempre forte e presente con il Gran Premio, rivive ogni anno grazie a numerosi appassionati che condividono le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia, meccanica e design. Amici di Scimotori, questa volta siamo a bordo della piccola ammiraglia della casa giapponese, la Mazda 2. Racchiude qualità e tecnologia e assicura prestazioni e consumi ottimali. Sono tanti gli accessori che la rendono una piccola premium nella categoria. Guida convince per l'aspetto e per il comportamento su strada, ha linee ancora più sinuose e personali del modello che sostituisce, nel frontale molto più elaborata. I motori ad alta efficienza rispettano i criteri di omologazione Euro 6 di TEP e confermano la piccola ammiraglia al vertice della categoria delle compatte da città. Che dire, cambio ottimo, bella guida, Mazda 2 punta su sportività. Su strada è una spinta pronta che diventa vigorosa ai regimi medi e alti. È maneggevole e dà un'immediata confidenza. Lo sterzo è leggero e progressivo, ma anche preciso, e il cambio ha innesti morbidi. Così, a una prima impressione, anche i consumi sembrano buoni. Stando al computer di bordo, siamo stati intorno ai 15 km litro e con piede pesante. Ci sono tanti accessori di sedi e molti di pregio. Ma però, dobbiamo dirlo, il bagagliaio non ha la capacità delle migliori. La nostra fuga fuori porta a Mantova finisce qui, ma alla prossima!